Avvocato Romeo con noi, buonasera avvocato. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, un po' rauco, oggi c'è stato da sostenere i propri ragazzi. Oggi è stata una partita incorniciata da un pubblico numerosissimo, sono giunti qua a San Luca circa 300 tifosi da Cava dei Tirreni con 4 pullman. È stata una bella partita, però sinceramente noi abbiamo perso sull'unico tiro in porta del Cavese, che ha concesso l'arbitro un calcio di rigore inesistente a nostro avviso, però ci può stare, pazienza, non possiamo parlare di malefede dell'arbitro, però di una svista clamorosa, ci sono le immagini che parlano chiaro, e tu non puoi concedere un calcio di rigore su una tra virgolette toccata di petto del nostro difensore su un loro attaccante, un rigore inesistente concesso dall'arbitro, purtroppo ci sta nel calcio, non c'è la VAR, magari se ci fosse stata la VAR l'arbitro rivedendo l'azione non avrebbe concesso, però l'ha concesso, abbiamo perso per quell'unico tiro in porta della Cavese, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Di solito uno dice sì, ci sta a perdere con la Cavese, però oggi veramente non lo possiamo dire, perché non ci sta a perdere così contro una squadra che non ha bisogno di regalare una corazzata come la Cavese, e pensare che in panchina loro avevano Foggia, che l'anno scorso ha giocato con la CR, e Carbonaro. Noi nella parte nostra mancavano 4 titolarissimi, le Vecque, Buttaniti, Totopelle, poi si è aggiunto pure Fiumara, e oggi abbiamo avuto altri 2 squalificati. Purtroppo è un'annata che sta andando così, non siamo tanti fortunati con gli arbitri, da concesso, ripeto, un calcio di rigore inesistente. Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Avvocato, è chiaro che è anche un momento particolare in cui vi trovate ad affrontare squadre di prima fascia, però chiaramente lei mi sottolinea il fatto che insomma un punto si sarebbe potuto portare comunque a casa, anche se c'era davanti la Cavese. Allora, secondo me con la squadra al completo sicuramente sarebbe stata un'altra partita, di questo ne sono certo. Poi oggi come ha giocato la squadra siamo fiduciosi per il futuro, perché voglio dire, noi non siamo inferiori a nessuno, lo stiamo dimostrando. Oggi loro hanno vinto, ripeto, immeritatamente, però purtroppo a ragione del calcio, a ragione chi segna un gol in più, loro hanno segnato un gol in più, un calcio di rigore ha segnato l'arbitro inesistente a nostro avviso. Sì. Si va avanti, prossimi avversari appunto Paternò, Acireale, Sant'Agata, è un momento davvero in cui bisogna raccogliere tutte le forze a disposizione. Ora, come si suol dire, la pausa viene nel momento giusto, dobbiamo recuperare le forze, dobbiamo cercare di recuperare gli infortunati, che sono tanti, e poi il giorno 27 andremo a Paternò, sì, giocare contro una squadra che secondo me non merita quella posizione, non me ne vogliono gli amici di Paternò, però noi andremo là sicuramente come sempre per vincere, sappiamo che non sarà facile, ma andremo a Paternò al completo con il recupero dei giocatori infortunati e tutto quello che era, oltre ad essere infortunato era anche squalificato, possiamo dire la nostra. Poi sì, ci sarà la partita in casa con le Cereale, un'altra partita difficile, però noi come abbiamo visto la squadra siamo fiduciosi per il futuro e per il proseguo del campionato.